Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi eccoci qua con il consueto video sui prodotti terminati del mese di agosto, perché siamo a fine agosto. Tutto bene le vacanze? Spero tutto bene, noi tutto bene, una settimana è volata e nulla. Quindi siamo già rientrati al lavoro. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, vi iscrivete qua sotto, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco per la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se ancora non lo fate, vi invito anche a seguirmi su Instagram. Se vi piace quello che è sulle labbra, è questo rossetto, questo qua, di Trend Up, brand che potete trovare al DM. È il Super Vanish nella colorazione 030, appunto colorazione 030. La penna c'è, non c'è il cestino perché sono da Lorenzo, quindi ho portato i prodotti in una borsina e li ho messi sul tavolo. Allora, partiamo subito. Ho terminato solita confezione di Salva Slip di Nuvenia. Sapete che avevo dei buoni e quindi li ho comprati e li sto man mano terminando. Questi erano 52 perché 42 più 10 in omaggio. Mi ci trovo bene, non mi irritano, ottimi. 3,49 € acqua e sapone. Poi ho finito un po' di dischetti. Ho finito questi che non avevo mai provato del marchio Hola. Hola. Pagati 1 euro da, non mi ricordo dove li ho presi, in un negozio che c'è e niente. Buoni, non si sfaldavano, non lasciavano pelucchi, mi sono piaciuti. Poi ho terminato questi qua di Cotoneve, quelli grandi, mi piacciono sempre tanto, non lasciano pelucchi, sono belli morbidi, li compro e li ricompro. Quelli lì, Cotoneve 1,50 € da Tigotà, intanto cancello come sapete, e questi qua invece sempre piccoli di Avilea, sì, presi da Tigotà, questi sono 80, invece gli altri che vi ho fatto vedere prima sono 120, presi a 0,99 centesimi da Tigotà anche loro. Terminate due confezioni di assorbenti, una di Lines Seta Ultra, quelli giorno che vedete spesso, e quelli di Nuvenia, quelli freschetta e protezione ultra con ali, superficie traspirante, con questi qua con il packaging rosa, mi piacciono entrambi, devo dire la verità. Assorbenti Nuvenia 1,98 € di Gotà e Lines Ultra 1,50 € acqua e sapone. Poi, terminata questa confezione di un po' malconcia di salviettini mille usi, sì, all'olio di argan del marchio Mr. Clean, 20 pezzi, le campane. 20 pezzi acquistate a 99 centesimi da Tigotà, ma non mi sono piaciute. Tessuto duro e apertura orrenda, si apriva ogni 2x3, quindi non mi sono piaciuti. Poi ho terminato due deodoranti, il mio preferito di Dove, questo qua col tappo verdino al cetriolo e verde. 48 ore, sogno a braccia aperte, questa qua è la limited edition, mi piace tanto perché è bello fresco, buono, tiene a bada tutto il giorno la sudorazione e mi piace, non lascia loni, non sporca i vestiti, ottimo. Questo 1,09 € da Happy Casa, l'avevo preso e terminato anche questo che mi è piaciuto, il freschezza naturale.
Freschetto naturale, questo è quello con i 2C, con molecola 2C, più su di più 6 di fresco. Cazzata, le cazzate, perché non è vero. Mi è piaciuto, buono, bello, fresco anche lui. Sì, non mi ricordo più il prezzo che l'avevo preso, mi è piaciuto, però non è vero che più su di più 6 di fresco, ecco. C'è quella cosa lì, un po' una diceria. Però, buono come deodorante. Ok. Poi abbiamo terminato un detergente intimo questo mese, quello di Malizia, Alta Verde Gelsomino, rinfrescante con antibatterico, 200 ml, sì, buono, profumazione, sì, fresca, di tè verde, sa per lo più, buono, non irritava, lavava bene, faceva schiuma, buono. 90 centesimi a quel sapone, qui sta, quindi costa anche una cavolata. E poi, scusate, ho terminato anche questo di Ecos. Questo è l'intimo con estratto di timo antibatterico naturale bio. Questo è testato al nickel, cromo e cobalto. Non contiene alcol, saponi. Coloranti, parabeni, fenossientanolo, SLS e PEG. È vegano, certificato ICEA, al 97% di ingredienti di origine naturale sul totale. Scusate, ma ho la voce un po' bassa oggi. 100 ml, acquistato da Tigotà. A 1,49 euro, questo l'avevo nel beauty quando viaggio, l'ho lasciato nel beauty del viaggio, ecco, l'avevo preso in Italia da portare in giro, ottimo, lava benissimo, buono, non secca, lava, fa schiuma, buonissimo. C'è la look, c'è un po' fioca oggi, scusatemi, ha appena piovuto e si vede che c'è un po' ancora nuvolo, non c'è una bella luce, mi scuso. Allora, passiamo ai prodotti per il corpo. Quindi, poi abbiamo terminato questo latte di cocco di Neutroderma. Sono 750 ml di prodotto, doccia schiuma idratante, buono. Sapeva proprio di cocco, in crema, così senza in crema, mi è piaciuto, buono. Non mi ricordo dove l'ho acquistato, però se lo ritrovo lo potrei anche riacquistare, mi è piaciuto. Me lo sposto, se no ce l'avete nell'inquadratura. Poi ho terminato anche questo di Nivea, quelli del Fresh Muti, della linea Fresh Muti, doccia rinfrescante. Questa era l'anguria menta e latte di cocco con 97% di plastica riciclata, 300 ml. Questo l'avevo trovato in una beauty box. L'altro, quello viola, rosa, non mi era piaciuto. Invece questa profumazione, sì, bella fresca, sa di latte, scusate, di cocco, ma non stucchevole, neanche l'altro, con una punta appunto di fresco, perché all'interno anche la menta e l'anguria si sente. Buono, mi è piaciuta questa profumazione. Bello fresco per l'estate, ottimo. Perdonatemi, per la voce. Poi abbiamo terminato due piccolini che ho portato in viaggio. Questo di Alverde alla Bio Mandarino, trovato nel calendario dell'avvento. E anche questo, shower cream, scusate, di Nivea. Soft, Rich Booster Soft, buoni, piaciuti entrambi. Questo non sa di molto, quello di Alverde, ha una proporzione un po' così. Questo invece sa di pulito, di Nivea, piaciuti. Piccolini, in Italia, da portare in viaggio, secondo me sono comodi. Poi, sempre corpo, ho terminato questo scrub di Douglas, body scrub, mi era stato regalato quest'inverno, 60 ml, buono,
fatto a tubetto di dentifricio. Buona profumazione, la casa di frutti, buona. Carino, non scrabava tantissimo, però da utilizzare tutti i giorni ci sta. No, ultima cosa, corpo. L'ho messa qua. Ho terminato questa mini taglia di crema dopo sole del marchio Derma Psychologique Corn Age Sound, crema repulsione intimo viso e corpo, trovate in una beauty box, questa. È senza oli minerali derivanti dal petrolio, coloranti di sintesi, profumi, parabeni, alcol. Mi è piaciuta, leniva bene il corpo, si asciugava subito, buona, profumazione delicata, mi è piaciuta come dopo sole. Ho portato anche questa in viaggio e terminata. Passiamo al viso. Al viso ho terminato lo struccante occhi di Belidea, questo qua. Struccante occhi lentivo, biologico, pelli sensibili, 200 ml. Questo è al Filalis e fiori d'arancio. Buonissimo. Struccava bene, non irritava gli occhi, non ve li bruciava. Il foro d'uscita è fatto così. Profumazione delicata, anzi, non sa di molto, sa un po' di plastica. Vabbè, packaging plastica fuori, dentro e fuori in cartone. È senza OGM, pesticidi, profumi, coloranti naturali, no donatori di formaldeide, con ingredienti biologici, solo ingredienti naturali di reazione naturale e natural identici, e nickel test. E nulla, buono, mi è piaciuto, adatto agli occhi sensibili, che si irritano. Potrei anche riacquistarlo, ottimo. Struccava, appunto, non mi irritava, buono, davvero buono come struccante occhi. Terminato anche questo di Garnier, il struccante bifasico 2 in 1 lenitivo. Anche quello era molto lenitivo, quello dell'idea. Se avevate gli occhi un po' stanchi, un po' sì, affaticati, ve li leniva. Buono. Appunto, questo qua della linea Sensitive Essential, struccante bifase 2 in 1 lenitivo per trucco waterproof, adatto alle pelli sensibili, viso, occhi e labbra, senza alcol. Io questo l'ho utilizzato sugli occhi. Buono, piaciuto anche questo, non mi irritava, non mi arrossava gli occhi, profumazione inesistente, con la vitamina B5, è senza alcol, e nulla, buono, piaciuto. Questo non mi ricordo dove l'avevo comprato. Invece quello di Delidea 6,99 euro, 6,95 euro sul sito Il Giardino di Arianna, quello l'avevo preso. Terminata la seconda confezione di tonico all'aloe di Equilibra, tonico delicato col 20% di aloe vera, con provitamina B5, acqua di Amamelis, e senza parabeni, coloranti e alcol, al 98% di ingredienti di origine naturale, sono 200 ml, buono, buonissimo. È confortevole come tonico, è lenitivo, se avete magari il viso un po' arrossato, ve lo lenisce, ve lo compatta, buonissimo. A me l'ho amato questo tonico, proprio mi è piaciuto tanto. L'avevo acquistato 5,49 euro il bipacco su Privaglia, su una campagna di Privaglia. Buonissimo, compratelo. Terminato anche un altro tonico. Questo mese mi sono data i tonici. Questo qua è di Dottor Conocaps, perché ne ho uno qua da Lorenzo e uno a casa, quindi vedete un po' di roba. Questo è il Moisturizing Face Toner.
con 98,9% di ingredienti di origine naturale. È vegano, questo era alle rose, se non ricordo male. Vediamo. Sì, alle rose, buono. Si apre. Profumazione dolcina di rose, piaciuto, però preferisco questo di all'aloe. Comunque, buono anche questo. 4,59 euro sul sito di Boutique La Rosa Canina. Questo potete trovarlo. Terminata una micellare, quella di Clinias della linea Hydra Plus nel maxi formato da 400 ml, a micellare attiva antistress per pelli secche e sensibili 3 in 1, deterge struppegrata con estratto di malva. Poi una buona acqua micellare, struccava tutto. Mi è piaciuta. Pelli secche sen o sensibili, appunto all'estratto di malva, dalle proprietà emollienti e lenitive, è vero. Buono, profumazione. Non c'è perché è senza profumo. Però mi è piaciuta, potrei anche riacquistarla. 2,50 euro super scontata da acqua e sapone, l'avevo acquistata questa. Passiamo ai capelli. Questo mese ho terminato parecchie cose. Ho terminato il mio amato balsamo di BioHappy per capelli grassi, il balsamo detox, capelli grassi e pesanti. E questo è il carbon black, quindi il carbone nero e argilla bianca. È senza SLS, SLES, parabeni, siliconi, fragranze sintetiche, oli minerali e ingredienti di origine naturale. Sono 150 ml. Completamente terminato, era questo colore nero altralcite, grigino, sì, altralcite, buonissimo, lasciava i capelli morbidissimi, districati, non ve li va a appesantire, non ve li va ulteriormente a ingrassare, ve li sgrassa, buonissimo. Questo voglio far scorta, piaciutissimo. Se avete i capelli grassi ve lo consiglio perché è davvero fantastico. Vi lascia belli morbidi, ve li districa e non ve li va ad appesantire. Ecco quello che fa. 6,66 euro, sempre sul sito di Boutique La Rosa Canina. Poi terminata anche questa maschera per i capelli di Mother Natura. Questa. B Rock maschera capelli, energia agli agrumi e vegan, ok. Vediamo se dice altro. No. Aveva questa profumazione di agrumi. Sì, buona, bella fresca. È certificata IAB. È vegan, ok. È testata al nickel. Buona, piaciuta. Sì, per capelli grassi, ma anche per capelli normali. Districava, ma preferisco il balsamo di BioHappy. Non mi è dispiaciuta. È buona, mi è piaciuta, ma non è la maschera della mia vita. Questa 4,99 euro sul sito Natura Zen. Passiamo alle maschere che poi abbiamo terminato. Ne ho terminati due. Questa ha la Cocoon Cream di 7-Eleven. Non impazzire per la pelle secca, usate il noce di cocco, date al vostro viso nutrimenti, idratazione intensa grazie ai ricchi burri di karité e cacao. Miscelati con la cremosa noce di cocco, una volta a settimana e nulla, questo è quanto dice. Allora, sì, lasciava la pelle idratata e nutrita, però non lo so perché sul mento andava a bruciarmi, quindi non mi ha entusiasmato come maschera. 99 centesimi da Tigotà, non penso di riacquistarla. Infine ho terminato invece questa di Vichy. Questa è una maschera gommage illuminante con pietre vulcaniche e AHA, buonissima, questa è buonissima, in gel voi dovete lasciarla agire 5-10 minuti e poi andare a massaggiarla che fa l'effetto gommage,
Buona, mi lascia la pelle bella idratata, e compatta. Buona, questa ne ho un'altra confezione per fortuna. 2,71 euro sul sito Shop Pharma. Questa non ha niente di ingredienti buoni, diciamo, non è bio, non è vegana, però buona come maschera, gommage. Se non volete un gommage, come viene il termine, un gommage forte, comunque un gommage che vi fa un'esfoliazione pesante, ecco, questa una volta a settimana, ottima, che vi rinnova comunque anche lei le cellule e vi lascia la pelle idratata, buonissima, adatta a pelle normali e anche miste, direi, sì. Niente, questi qua sono stati tutti i miei prodotti terminati questo mese. Io vi mando un grosso bacione, fatemi sapere giù con un commentino voi cosa avete terminato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!